Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, è da tanto che non ci sentiamo. Questo è Spazio Aperto con Antonella Intrenò, Ugo Lombardi. Massimo Bonella dalla redazione di PianetaOggiTV.net. Buonasera Massimo, Buonasera. bentrovato. Sì, buonasera a tutti da Venezia. E come sempre Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Buonasera Rosario. Buonasera Rosario. Buonasera a tutti quanti. Che bello, ci siamo ritrovati dopo una lunga, lunghissima pausa. Allora, Certo. Massimo, cominciamo con le tue news, come sempre, a te la linea. Sì, grazie. Vediamo, ecco, di riuscire a partire con le news, visto che ci sono stati in questi periodi numerosi problemi tecnici qui in studio. Ecco, penso anche voi che non siate meglio. Anche da noi, sì. Ecco, qualcuno mi spiegherà cosa sono. Dove vengono questi problemi tecnici, perché sono cose, come dire, che manco i tecnici riescono a capire cosa sia successo. Ma noi andiamo sempre avanti. Allora, dunque, io intanto chiedo alla regia centrale se la mia voce arriva bene. Se arrivi un po' basso, però arrivi, Massimo. Allora, vediamo, ecco, allora, dunque, vi do subito le news. Iniziamo con il maltempo, che è poi quella notizia che emerge in primo piano. Dunque si parla di questa grande nevicata che deve arrivare, dicono che alle porte uno stato di allerta meteo è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile a partire dalla nottata con precipitazioni a carattere nevoso sopra i 200 e 400 metri in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Friuli, Venezia, Giulia. Sulle regioni centrali la quota neve si alza intorno ai 600-800 metri, in particolare su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Previste inoltre precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Marche e Lazio, in estensione anche in Campania, Basilicata e Calabria. Prima di dare la linea a Bari per la conduzione di Spazio Aperto, diamo uno sguardo alla testata giornalistica di PianetaOggiTV.net. In primo piano abbiamo un articolo tratto da Antimafia 2000 a cura di Giorgio Bongiovanni dal titolo Lotta alla mafia prioritaria. Speriamo. A seguire, busta con polvere da sparo per il procuratore di Marsala e di Girolamo, sempre da Antimafia 2000. Poi abbiamo uno speciale. Gorbaciov, siamo sull'orlo di una guerra fredda. Potete vedere Mikhail Gorbaciov con il commento di Giulietto Chiesa. Poi a seguire un altro telegiornale di Pandora TV, anzi, per l'esattezza ce ne sono due, e poi un altro articolo, sempre tratto da Antimafia 2000, Il coraggio di dire la verità, di Giorgio Bongiovanni. Poi abbiamo anche un comunicato stampa molto importante di Andrea Zanoni, la Green Hill, condannati per maltrattamento, i responsabili dell'allevamento di Bigle. Zanoni, ora servono pene più severe per chi maltratta gli animali come accade nei paesi del Nord Europa. E su questo a me mi trova no, d'accordo di più. Poi a taglio medio-basso abbiamo il settimanale di Pianeta Oggi TV, che prende il nome di Pianeta Oggi Reporter. Quindi l'intervista al filosofo Luciano De Bei, poi l'intervista in un secondo speciale al direttore di Teleiato Pino Maniaci, e poi ancora altri due speciali, uno a carattere locale che riguarda l'interveneziano e l'altro invece un'intervista a Giulietto Chiesa. E per il momento è tutto dalla redazione di Venezia di Pianeta Oggi TV. La linea che ritorna a Bari, Antonella Intrenò, Ugo Lombardi per il proseguo del programma Spazio Aperto. A voi. Grazie Massimo, ci hai dato una importante notizia estrapolata dal sito di Antimafia 2000 e noi ne approfittiamo per lanciare l'argomento della trasmissione di quest'oggi. Vogliamo informare tutti i nostri ascoltatori che venerdì 6 febbraio alle 10 si terrà nell'aula magna del liceo scientifico e classico Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge in provincia di Bari,
un'importante conferenza pubblica che vedrà come ospiti Sabina Guzzanti, Giorgio Bongiovanni e un intervento via Skype di Salvatore Borsellino. Questa conferenza pubblica nasce dalla divulgazione del film La trattativa della Guzzanti e gli studenti di questo liceo hanno avuto la possibilità di vederlo e quindi venerdì saranno lì pronti a rivolgere tutte le loro domande. Noi abbiamo intervistato sia la preside del liceo scientifico e classico, la dottoressa Daniela Caponio, e di seguito il sindaco di Cassano delle Murge, Vito Leonetti. Loro purtroppo questa sera erano impossibilitati a concederci la diretta, per cui vi proponiamo le interviste realizzate con loro poc'anzi. E poi riprenderemo la linea per la diretta avendo come ospite Savino Percoco, che è il coordinatore regionale del movimento Agende Rosse Giuseppe Di Matteo di Cassano delle Murge, appunto. Rosario, sì. Non so se siamo pronti per inviare la prima intervista. Sì, la prima intervista? Benissimo. Quella della dottoressa Caponio, esatto. Sì. Adesso mandiamo subito l'intervista della dottoressa Caponio. Ecco, prima però Rosario, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che possono comunque partecipare sia tramite chat che telefonando. Vuoi dare il numero? Certo, allora chiunque può intervenire in diretta chiamando lo 0422 16 26 622. È il numero di telefono di rete fissa, quindi possono farlo tranquillamente e intervenire in diretta mentre... per fare anche interagire con voi, oppure insomma se ci sono degli ospiti dopo. Per dare delle loro opinioni, certo, sì. Vado vado tranquillamente con la registrazione. Perfetto. Bene, dottoressa Caponio è la preside del liceo scientifico e classico di Cassano, Leonardo da Vinci. È praticamente la direttrice in grado di misurare il grado di conoscenza del concetto di giustizia dei propri alunni, dei propri studenti. Lei quale concetto pensa che abbiano i suoi studenti di giustizia? Quanto si è sviluppato nei suoi alunni, preside? Allora, buonasera a tutti. Sono la dirigente del liceo scientifico Lucia Trazzi di Cassano di Murge. Il concetto di giustizia i miei studenti penso e spero che sia abbastanza sviluppato. È chiaro che la scuola attiva una serie di attività da anni che riguardano la tematica della legalità, anche tenendo conto di quelle che sono le iniziative che negli ultimi giorni il Ministero dell'Istruzione sta attivando in questo settore. Infatti penso che già sapete che leggevo proprio adesso c'è proprio l'intento da parte dello stesso MIUR di sottoscrivere una cassa di intenti con anche l'Associazione Nazionale Antimafia, appunto perché si cerca di stimolare i ragazzi ad sviluppare una certa sensibilità sulla legalità e quindi a sviluppare anche una certa sensibilità contro tutto ciò che è corruzione e mafia, praticamente. Dottoressa Caponio, i suoi studenti nei giorni scorsi hanno avuto la possibilità di vedere appunto il film La trattativa di Sabina Guzzanti, lodevole iniziativa indubbiamente, perché considerate le enormi difficoltà che la Guzzanti ha avuto sia in fase di produzione che in fase di distribuzione, non tutti hanno avuto la possibilità di vedere questo film al cinema. Ecco, lei ha avuto modo di raccogliere fra i suoi studenti delle opinioni, delle impressioni, delle sensazioni rispetto a quanto visto? Sì, i miei studenti hanno visto il film, i ragazzi, appunto, abbiamo coinvolto i ragazzi più grandi e sono stati molto colpiti, tanto che aspettano con ansia l'incontro di venerdì prossimo, no? Il 6 febbraio con la Guzzanti. È piaciuta sia l'impostazione del film che anche appunto il coraggio della stessa Guzzanti.
quindi questo desiderio di libertà di espressione e questo anche desiderio appunto di dire, di raccontare, di non rimanere appunto zitti. Questo sì, è piaciuto e spero che insomma anche l'incontro con la Guzzanti sia davvero un incontro che stimoli ancora di più la loro sete di giustizia e di verità. Durante il dialogo che avete voi insegnanti con i vostri alunni, sia da quando iniziano l'approccio con altri alunni come loro e quindi con i dirigenti, gli insegnanti, quale pensa lei che siano i primi segnali di una violazione della giustizia, nel senso di giusto? Allora, sicuramente una delle cose fondamentali che è proprio l'impostazione di un corretto processo di insegnamento-apprendimento e quindi io penso che la trasparenza sia la caratteristica che debba accomunare la scuola nel suo complesso, quindi mi riferisco sia al rapporto tra alunno e studente e sia anche al rapporto tra istituzione, quindi famiglia e studente stesso. La trasparenza è ciò che deve caratterizzare tutto, sicuramente soprattutto anche la valutazione da parte degli insegnanti, che è una delle, diciamo, delle qualità, dei processi fondamentali della scuola. Se il ragazzo vive la valutazione come forma che insomma, lo aiuta a crescere, sicuramente fa una prima esperienza di giustizia. Ecco, quindi la trasparenza, tutto ciò che la scuola fa deve essere reso pubblico e trasparente, quindi anche gli studenti devono essere guidati a capire, a comprendere che cosa la scuola offre insomma, per il loro bene e per il loro successo formativo. Dottoressa, lei crede che il concetto di giustizia, come normalmente si intende, quella giustizia ufficiale che ci viene propinata, corrisponda al concetto di giusto che ognuno di noi ritiene di possedere come metro valutativo all'interno di sé? Beh, questo possiamo dire che, io non posso dire che, non so che cosa esattamente, quale possa essere il concetto di giusto, ecco, per ciascuno di noi. Sicuramente posso dire che all'interno del collegio, quindi del corpo docenti, cerchiamo di affrontare queste tematiche e quindi di avere una corretta e sana impostazione, condivisa impostazione. Capita spesso di ascoltare i ragazzi, anche per chi non è insegnante, e l'espressione che spesso e frequentemente sento ripetere da alcuni di essi è: non è giusto. La domanda che ho fatto prima si riferiva a questo concetto di giustizia che ognuno di noi crede di possedere. Il non è giusto, riferito magari a valutazioni che già in un periodo, diciamo, scolastico possono fare una differenza del concetto che ognuno di noi si fa e quindi possono nascere di lì, lei mi corregga, i primi momenti di ingiustizia. Guardi, io penso che sia proprio nella capacità e dovere del docente quello di guidare ciascun studente a capire almeno i criteri che sono stati utilizzati nell'espressione della valutazione. Quindi io penso che se i ragazzi, gli studenti, vengano guidati piano piano a comprendere come si è giunti poi ad una valutazione finale o anche durante la stessa interrogazione, io insomma penso che anche questo sia un modo per almeno raggiungere un compromesso, perché è chiaro che la valutazione che ciascuno fa del proprio operato è diversa rispetto a quella che può insomma fare un docente. E quindi soltanto la condivisione dei criteri, di quelli che sono insomma i mezzi utilizzati, può essere la strada giusta per non effettuare una valutazione che può sembrare appunto ingiusta. Preside, lei ha scelto di coinvolgere i suoi studenti sia del liceo scientifico che del liceo classico, li ha coinvolti in questa visione, li ha invitati a vedere questo film, credo con un intento educativo. La scuola, secondo lei, oggi riesce ad indirizzare
gli studenti, anche attraverso iniziative come quella da lei intrapresa, verso un percorso diverso, più adeguato a quelli che sono poi i problemi che i ragazzi, una volta introdotti nel mondo del lavoro, dove notoriamente ci sono grossissimi problemi di corruzione, questa scuola riuscirà a formare i ragazzi di modo che non subiscano eccessivamente il contraccolpo? Sicuramente la scuola non è l'unica istituzione che si occupa dell'educazione alla legalità. È sicuramente una delle istituzioni più importanti da questo punto di vista, ma per raggiungere il proprio obiettivo, ecco, la scuola deve collaborare con le altre istituzioni, quindi aderire a tutte le iniziative che il territorio propone. E solo attraverso un'integrazione degli interventi si può raggiungere l'obiettivo primario, cioè quello di garantire successo non solo formativo, ma proprio successo nella vita, ecco, da parte di ciascun studente. Perché è importante che i ragazzi capiscano che occorre inserirsi nella società, ma anche svolgere un ruolo, cioè non rimanere indifferenti di fronte ai problemi e quindi insomma, alla realtà città. Insomma, è un duro lavoro, ma solo attraverso la collaborazione con le altre istituzioni, con le famiglie e con gli stessi ragazzi si può raggiungere questo obiettivo. Soprattutto, Preside, credo che si debba mirare al concetto meritocratico, un concetto che credo sia perso nella notte dei tempi, tant'è vero che nelle nostre pubbliche amministrazioni, e non solo in quelle, abbiamo una pletora di, fra virgolette, raccomandati che non hanno nessuna competenza ma molti appoggi, soprattutto politici. E quindi questo serve. Credo dal vostro inizio serve a combattere una prassi che ha reso la nostra nazione una delle più fragili all'interno della Comunità Europea. Lei condivide questo concetto? Guardi, sì, in parte sì. Io le dico soltanto che cerchiamo nella nostra scuola di stimolare ciascun ragazzo a credere nelle proprie competenze, a cercare il meglio in sé. E solo attraverso questa educazione potremmo e possiamo riuscire a raggiungere quantomeno un obiettivo fondamentale, quello appunto di vincere sulla corruzione. Se i ragazzi riescono a capire quali sono le competenze, le capacità, le potenzialità che ciascuno, insomma, possiede e a svilupparle al massimo, se la scuola riesce a guidarli in questo percorso, io penso che un primo passo contro la corruzione, insomma, la scuola riesce ad effettuarlo. Preside, quali sono i progetti futuri che vuole realizzare appunto perché i suoi ragazzi possano acquisire una consapevolezza maggiore e più aderente alla realtà? Quali sono gli strumenti che intende mettere in campo? Tutti gli strumenti necessari, sicuramente aderire alle iniziative che anche il Ministero ha già da tempo attivato, come dicevo prima, oltre che ad altre iniziative che le stesse istituzioni come il Comune di Cassano propone, quindi continuare a collaborare con le istituzioni anche locali, questo è molto importante. Penso che questo sia fondamentale perché comunque sì, è vero, la scuola ha la sua importanza e come giustamente lei sosteneva poc'anzi, non è l'unica istituzione verso la quale i ragazzi diciamo, fanno riferimento, non è l'unica istituzione di riferimento per i ragazzi. Una cosa credo che sia stata sottolineata nel film della Guzzanti e sono certa che i suoi ragazzi l'abbiano colta. La mafia non è più quella di una volta, non è più Coppola e Lupara, c'è una zona grigia assolutamente pericolosa, poco percettibile nel senso che è talmente ben camuffata che risulta complicato fare opera di discernimento, comprendere cosa sia e quando lo è. Perché mafia sempre è vero, ma ci sono dei momenti durante i quali questo concetto sembra essere diventato talmente tanto parte del nostro vivere che quasi non ce ne rendiamo più conto. I suoi ragazzi, lei mi ha detto, sono ansiosi di partecipare alla conferenza che ci sarà venerdì 6 febbraio alle 10 presso il vostro istituto.
Sono sì. certa che avranno molte domande da rivolgere. Lei personalmente quale domanda vorrebbe rivolgere alla Guzzanti? E ricordiamo anche a Giorgio Bongiovanni, che è il direttore di Antimafia 2000, anche lui naturalmente è invitato e presente alla conferenza pubblica. Senta, allora, la Guzzanti, una domanda personale forse, questa sete di libertà di espressione, questo desiderio di vincere per la giustizia, quando le è nato durante la sua esistenza, durante la sua anche carriera? Questa è la domanda che personalmente vorrei rivolgere alla Guzzanti. Per quanto concerne invece l'altro ospite, così come avremo anche il collegamento via Skype con Salvatore Borsellino, ecco, ci saranno altre domande sicuramente interessanti che possiamo a questi due rappresentanti rivolgere appunto sull'antimafia, sulla lotta alla corruzione. Insomma, vedremo come andrà a finire. Beh, noi saremo presenti, ha fatto bene a ricordare la presenza di Salvatore Borsellino tramite Skype, ci sarà anche lo streaming naturalmente, quindi tutti gli ascoltatori sono invitati a seguire questa conferenza pubblica, è un'occasione importante sia per noi che saremo presenti, per gli studenti e per chi naturalmente non avrà la possibilità di recarsi fisicamente. Noi intanto la ringraziamo, Preside. Ci auguriamo di sentirla in futuro per informarci su nuovi progetti che vedranno i suoi istituti coinvolti e la ringraziamo per averci dato un quarto d'ora del suo tempo e per aver informato i nostri ascoltatori. Grazie, dottoressa Caponio. Buonasera. Buonasera. A risentirla presto. Il tema è quello della giustizia. Siamo partiti con l'intervista alla preside che ospiterà un incontro dopo la proiezione del film con importanti personaggi che ne rappresentano, che rappresentano la giustizia, ma non solo quelli, ma che la perseguono. Farà seguito a questa intervista quella che abbiamo fatto al sindaco di Cassano delle Murge, che è un piccolo comune che ha avuto il sindaco, l'insegnante Vito Leonetti, ha avuto il coraggio di esporre sul frontespizio del palazzo comunale uno striscione con la fotografia del giudice Di Matteo, un giudice che sappiamo è perseguito dalla mafia ed è uno dei pochi che cerca di difenderci da questo cancro che ormai di cui nessuno sembra sappia o voglia sapere. In realtà è un cancro che ci sta corrodendo. Quindi col sindaco di cui adesso ascolteremo l'intervista, Vito Leonetti, che abbiamo definito una persona illuminata, sia lui che il suo consiglio comunale, ma non solo, ma anche ricca di coraggio. Quindi abbiamo avuto la possibilità di intervistare una persona che è un sindaco eletto, ci piace ricordarlo, presentandosi con una lista civica, e molti dei suoi consiglieri provengono altrettanto da liste civiche, e comunque anche da partiti, e comunque è un sindaco con delle visioni, con un modo di vedere innovativo, tant'è che non ha lesinato tempo nel prendere una decisione assieme al suo consiglio per esporre questo striscione, questo messaggio della legalità. Io credo che questa iniziativa debba essere copiata, ma senza retorica, debba essere copiata da tanti comuni, anche se pleonastico, anche se dovrebbe essere logico che all'interno di una compagine comunale o amministrativa nazionale, regionale, il primo dei principi a osservare è quello della legalità, ma sembra che qui abbiamo bisogno di dirci le cose ovvie, come magari sarebbe da ripetere in maniera ovvia di non fare alcune cose che normalmente non dovrebbero farsi, come per esempio quello di non rubare, oppure quello di non fare operazioni illecite. Questo lo diciamo alla luce di una statistica che ci vede primi, fra i primi posti al mondo come paese, fra i più corrotti del mondo. Quindi c'è una idiosincrasia nel nostro paese, che è il paese che
ospita la sede principale, la casa della religione cattolica cristiana, ed è uno dei primi paesi che vanta uno dei primati, cioè quello della corruzione. Vedere insieme queste due realtà, verrebbe da chiedersi quale delle due sbaglia. Rosario, possiamo mandare in onda l'intervista al sindaco Leonetti? Perfetto, mandiamo subito l'intervista. Benissimo. Bene, buonasera, siamo in collegamento con il sindaco Leonetti, che è sindaco di Cassano delle Murge, un comune in provincia di Bari, un comune audace ma anche molto vicino alle regole della giustizia, perché è uno dei primi comuni che, grazie al consiglio e al sindaco in prima persona, ha consentito di esporre uno striscione con un invito alla legalità e con sopra il nome soprattutto del giudice Di Matteo. Questa è un'iniziativa molto bella e che ci fa anche molto onore. Sindaco, come mai lei ha accettato di partecipare a questa iniziativa? Perché credo che affermare il principio della legalità in un tempo in cui non è scontato che il principio della legalità sia conseguito e perseguito da tutti quanti è molto importante, perché poi gli esempi delle persone che lottano tutti i giorni anche a rischio della propria vita per affermare questo principio valgono più di mille parole. Questa sua indicazione, precisa indicazione, questo, diciamo, chiamiamolo suggerimento, pensa che possa essere uno stimolo nei confronti dei suoi concittadini, un indirizzo comportamentale, come diceva lei prima, che non ha bisogno di parole ma solo di comportamenti? Io penso proprio di sì. Vedo, in questo periodo, forse mai nella storia di questo paese c'è così tanto distacco tra il paese reale e la politica. La gente vede i politici forse un po' distanti, e allora invece portare ad esempio uomini dello Stato che dedicano tutta la loro vita totalmente alla difesa del bene comune è proprio un modo per riavvicinare le persone alle istituzioni. Quale pensa sia lei il modo migliore per comunicare e parlare di giustizia all'interno di una comunità? Mi pare che voi siate sui 15.000 abitanti. All'interno di poco meno di 15.000 abitanti. Ecco, quale pensa lei che siano i modi migliori, le maniere migliori per comunicare e parlare di giustizia all'interno di una comunità come la vostra? Io penso che parlare di giustizia così a livello generale rischia di diventare incomprensibile o comunque un tema di carattere generale che si allontana dal vissuto della gente. La giustizia la dobbiamo riportare proprio al vissuto, alle questioni che la gente vive. Per esempio, io questi giorni sto vivendo nel mio comune fondamentale con un gruppo di adolescenti che stanno imperversando, diciamo, con atteggiamenti di bullismo molto spinto. Quindi la gente vive sulla propria pelle il rischio, il pericolo, e quindi se parliamo di legalità, se tentiamo di recuperare questi ragazzi, se è possibile, o comunque di perseguirli e quindi creare sicurezza nelle persone, è un modo per farci capire. Secondo lei, sindaco, quali sono i pericoli maggiori che possono correre i politici in una comunità dove c'è poca trasparenza? È quello di vedersi sempre più lontano dalle problematiche della gente, di non essere capiti, di essere additati come coloro che non risolvono i problemi. Lo dico in altri termini, proprio perché c'è questa distanza tra la politica e le persone, molto spesso si tende a delegare, cioè è il politico, il sindaco, l'assessore che devono comunque risolvere determinati problemi, quando invece sappiamo bene che se non c'è tutta una comunità che si stringe intorno all'amministrazione per risolvere i problemi, diventa assolutamente impossibile. Io le faccio l'esempio
lo faccio sempre perché lo sto vivendo in questo periodo, della raccolta differenziata. Noi facciamo la raccolta porta a porta. Se a questo sistema di affrontare l'emergenza rifiuti non partecipa con convinzione tutta quanta la popolazione, è un problema che diventa irrisolvibile. Cioè, voglio dire, è importante riaffermare il principio di cittadinanza attiva nella gestione amministrativa di una città. Sindaco, qual è stata la reazione del Consiglio nel momento in cui lei ha proposto la scissione dello striscione a sostegno di Nino Di Matteo? E al contempo, qual è stata la reazione della cittadinanza? Perché di Nino Di Matteo e delle minacce a lui rivolte direttamente dalla mafia, insomma, si è parlato molto molto poco sui mezzi di comunicazione. C'è poca attenzione rispetto a questa gravissima situazione. E, quali sono state le reazioni che lei ha registrato all'interno della sua giunta e tra la cittadinanza? Allora, diciamo che all'interno della giunta, quindi della maggioranza, quando io ho spiegato questo progetto, quando ho chiesto insomma alla mia maggioranza di accettare questa presa di posizione nei confronti del giudice Di Matteo, c'è stata una accoglienza entusiasta, devo dire. Tutti quanti sono stati d'accordo. Quando poi ho proposto l'ordine del giorno in Consiglio Comunale, perché noi abbiamo approvato un ordine del giorno in Consiglio Comunale in cui si diceva non solo di dare solidarietà al giudice a fronte delle minacce che ha ricevuto, ma anche di mettere uno striscione e di fare una lettera di appoggio, c'è stata l'unanimità e quindi il provvedimento è stato accolto all'unanimità. La reazione della città è stata, per chi conosce le problematiche, è stata sostanzialmente di condivisione, perché sui social network, sulla pagina del sindaco, eccetera, a questa iniziativa ho avuto centinaia di adesioni, di mi piace e quant'altro. Ovviamente non è un tema molto conosciuto, per cui io dico che è limitato alle persone consapevoli di queste tematiche. Gli altri però stanno cominciando ad avvicinarsi con curiosità, cioè chi passa dalla piazza, il vecchietto o diciamo, la persona che non conosce qual è il tema, già il fatto di vedere uno striscione, una foto, un nome, lotta alla mafia, è già una cosa che lo incuriosisce e magari lo spinge ad approfondire. Sindaco, lei pensa che lei sa che diciamo le organizzazioni malavitose sono attratte soprattutto dai movimenti di denaro, no? Sì. E la pubblica amministrazione è molto vulnerabile, soprattutto quando si tratta di controllare le spese relative agli appalti, ma non solo quelle. Abbiamo visto ogni giorno, vediamo ogni giorno degli scandali che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, dove ormai le infiltrazioni mafiose sono evidenti anche nel nord Italia, che fino ad ora era, diciamo, lontano da questa realtà. Come pensa che un'amministrazione pubblica possa difendersi da infiltrazioni mafiose all'interno degli interessi economici? Come difendere gli appalti di un comune, di una pubblica amministrazione, dalla volontà di rubare presentata da questa gente? Con la massima trasparenza e con il rispetto delle regole. Cioè, i politici hanno il compito di dare gli indirizzi, poi sono i tecnici che devono procedere alle gare, per esempio di appalto, e poi il politico deve controllare, non deve mai entrare, la politica amministrativa deve essere rigorosa da questo punto di vista, deve rispettare le regole e le gare di appalto devono essere pubbliche, devono essere il più trasparente possibile. Solo così possiamo difenderci dal rischio di infiltrazioni mafiose. Giudice, questo venerdì, il 6 febbraio, ci sarà la proiezione del film La trattativa di Sabina Guzzanti, progetto al quale anche il comune di Cassano naturalmente ha partecipato.
Poco fa abbiamo intervistato la preside dell'Istituto Leonardo da Vinci, Daniela Caponio. Con lei abbiamo discusso dell'importanza di questa proiezione, rivolta soprattutto ai giovani che costituiranno l'ossatura del futuro di questo paese. I ragazzi, secondo lei, considerato che anche lei è un'insegnante, seppur di scuola, di scuola elementare, ma primaria, ma è pur sempre un'insegnante, insomma, ritengo che anche La più nella importante. sua attività con i bambini lei cominci a inculcare in loro il senso della giustizia e della legalità. Quanto è importante, secondo lei, oggi aprire ai ragazzi le possibilità di utilizzare strumenti come questi per rendersi conto di quella che è diventata la mafia oggi? Perché la mafia oggi, lo dicevamo anche prima, è molto diversa da quella a cui siamo abituati a pensare. È molto più raffinata e molto più subdola. Quali sono gli strumenti che le istituzioni, secondo lei, devono fornire ai ragazzi perché possano essere in grado di fare discernimento? Io credo che sia fondamentale, è essenziale che la scuola si apra a questi temi, che renda i ragazzi consapevoli di che cosa è un'associazione mafiosa e quali interessi muove. Quindi la conoscenza da parte dei ragazzi è fondamentale. Ecco perché quando mi è stato proposto di portare la Guzzanti, che sappiamo sta facendo una battaglia veramente grande, per battere la mafia, appunto con la conoscenza, cioè in realtà il film della Guzzanti, La trattativa, non è altro che una denuncia pubblica di cose che sono avvenute e quindi far conoscere alla gente quello che è avvenuto. Se noi questo lo portiamo nelle scuole, lo facciamo conoscere ai ragazzi, contribuiamo a creare in loro una coscienza critica che è fondamentale. Perché sviluppare delle menti critiche che non siano assoggettate a tutto quello che i mass media gli propongono è creare degli anticorpi, cioè mettere nell'organismo di una società evoluta quegli anticorpi che consentiranno poi di attaccare qualsiasi atteggiamento malavitoso con il movimento di denaro. Quindi è sostanziale. Forse è la prima volta, non so bene, la Guzzanti sta girando in tutti i cinema d'Italia a presentare il suo film. Forse è la prima volta che viene in una scuola. E questo lo ritengo un fatto estremamente importante e davvero molto bello. Noi ci chiediamo, al di là di quello che il film parla, tratta sicuramente di questo, se questa trattativa abbia raggiunto delle conclusioni, se è una trattativa che si è conclusa, se è una trattativa che è ancora in corso e se gli argomenti della trattativa con queste organizzazioni mafiose sono ancora in essere. Io credo che ogni cittadino, al di là della politica, debba chiedersi se vive in uno Stato dove c'è una continua trattativa, o se la trattativa è stata già risolta da un lato o dall'altro. Non so se lei è Io, d'accordo guardi, su dico questa. che già il fatto che sia venuta fuori l'ipotesi che ci sia stata una trattativa e che non sia rimasta insabbiata e quindi a livello diciamo, di non conoscenza da parte del popolo di quello che è avvenuto, è un fatto estremamente importante. Cioè, lei immagini se nessuno avesse mai parlato di questa trattativa, avrebbe avuto l'INPA per continuare a crescere. È probabile che con una denuncia pubblica e con una conoscenza pubblica che si stopperà per forza, visto Volevo che chiederle, scusi Sindaco, non so se le ricorda, alcuni anni fa ci fu l'inizio delle esplosioni, degli attentati a quello che è il nostro museo nazionale, io ritengo che sia Firenze sia un museo non solo nazionale ma internazionale. Iniziarono degli attentati in quella zona. Mi chiedo e le chiedo, in quale modo questi attentati hanno smesso di esistere? Grazie alla trattativa o grazie al fatto che lo Stato ha vinto sulla malavita? Secondo lei? A questa domanda io non le so rispondere perché ho dei dubbi. L'ipotesi è che la trattativa sia stata messa in atto proprio per fermare questi attentati, ma non si possono fermare gli attentati con il ricatto, cioè non mi fare gli attentati e io in qualche modo ti copro. Cioè, lo Stato
perde di autorità, perde di autorevolezza, non può essere, come dire, ricattata da atteggiamenti malavitosi, ma lo Stato è lo Stato, cioè colui che deve affermare un principio di legalità uguale per tutti. Sarebbe un disastro se gli attentati si fossero formati soltanto perché c'è stata la trattativa. Lo Stato deve prevalere sempre, era l'idea di Giovanni Falcone, questo era quello che il giudice per cui è morto, e dobbiamo fare in modo che la sua morte non sia inutile. Cioè se veramente la trattativa ha portato a quegli effetti, la morte di Giovanni Falcone è stata inutile. Beh, diciamo a questa che cosa Giovanni... qui non c'è... Sì, no, stavo dicendo, non posso credere, mi opprimerebbe un pensiero del genere. Diciamo che Giovanni Falcone era anche solito affermare che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani è destinata ad avere un inizio e una fine, ma è il tempo che trascorre tra l'inizio e la fine che ci preoccupa particolarmente, perché comunque sia, ancora oggi si sentono affermazioni del tipo io non credo nella trattativa Stato-mafia. Questo non è un dogma, non è un atto di fede. Ci sono dei processi, ci sono degli atti che la Guzzanti ha studiato, messo in ordine e che ha confezionato come un docufilm alla fine. Quindi sì, non credo sia possibile ancora fare affermazioni del tipo non ci credo o ci credo. Bisogna semplicemente studiare, informarsi, comprendere che la mafia purtroppo non è un fatto dogmatico, ma è estremamente pragmatica. Tra l'altro in un paese, in un grande paese vicino Cassano, insomma sempre sulla Murgia, ad Altamura per la precisione, ci sono stati due imprenditori di cui parleremo dopo con Savino Percoco, che è il coordinatore provinciale del gruppo Agende Rosse che si è occupato dell'organizzazione di questo evento. Ci sono appunto questi imprenditori che, pur avendo scelto di collaborare con lo Stato, sta vivendo adesso un momento estremamente drammatico, perché privato della dovuta protezione. Sono decorsi i termini, quindi gli è stata revocata la protezione. Secondo lei, Sindaco, come appunto rappresentante della prima istituzione con la quale un cittadino si interfaccia, all'interno di ogni comune, quali sono le azioni possibili, quelle che possono essere messe in atto senza aspettare, che impediscano appunto infiltrazioni mafiose così pesanti? Ma intanto ripeto, la trasparenza nella gestione degli appalti pubblici. In secondo luogo la norma prevede che ogni comune ha il responsabile della trasparenza, a cui insomma i cittadini possono rivolgersi, a cui i cittadini devono rivolgersi e denunciare nel momento in cui ci sono pressioni, ricatti o quant'altro. Poi lo Stato deve comunque assicurare, cioè non va bene che i programmi di protezione debbano finire per quelle persone che hanno messo a rischio la propria incolumità avendo il coraggio di denunciare. Altamura è l'ultimo dei casi, ce ne sono stati altri a cui abbiamo assistito. Questa è una delle cose per cui, per esempio, a cui tutta la politica deve spingere, cioè quello dei programmi di protezione che debbano durare nel tempo, non si può risparmiare su questo, non può essere un fatto solo economico, assolutamente no, io mi ribello di una cosa del genere. E noi ci ribelliamo con lei, quindi speriamo di risentirla quanto prima, perché lei, come dicevamo anche alla preside Capogno, possa informarci di tante altre belle iniziative prese dal suo comune, volte proprio a ribadire quanto fondamentale sia l'impegno di ogni cittadino nella quotidianità, perché non c'è bisogno di gesti eclatanti, è nel quotidiano che ognuno sceglie da che parte stare. Lei con la sua amministrazione ha dato un chiaro segnale, ha fatto ben comprendere qual è la riva del fiume che preferisce. Noi naturalmente accompagniamo tutti coloro che fanno questo tipo di scelta, quindi ci auguriamo di risentirla quanto prima per informarci su
nuove e importanti iniziative che vedono coinvolto il suo comune. Intanto la ringraziamo e la salutiamo, Sindaco. Buon lavoro, Sindaco. Buonasera. Grazie a voi per questa opportunità e magari ci rivediamo dopodomani insieme con la Guzzanti. Assolutamente sì. Grazie, Sindaco. Ok, grazie, Presto. buona serata, salve. Buonasera. Buonasera. Bene, questa era l'intervista realizzata con il sindaco di Cassano delle Murge, Vito Leonetti. Adesso interviene in diretta invece questa volta con noi Savino Percoco, coordinatore del gruppo provinciale Agende Rosse Giuseppe Di Matteo. Benvenuto Savino Percoco. Buonasera a voi. Buonasera Ciao Savino. Serino. Allora Savino, il movimento Agende Rosse assieme a Antimafia 2000 ha realizzato questo progetto a Cassano. Qual è stata la ragione per la quale avete scelto come referente, come primo referente, proprio un istituto superiore? Allora, innanzitutto spieghiamo perché nasce questa importante iniziativa. Il tutto è dovuto alla situazione di pericolo che sta vivendo il pubblico ministero Antonino Di Matteo. Occorreva intervenire per informare la gente di ciò che stava per avvenire, ma soprattutto per rendere una catena di protezione umana attorno alla sua persona. Seconda ragione è quella di informare su ciò che riguarda sì, il processo sulla trattativa tra lo Stato e la mafia, ma soprattutto che cosa esso riguarda, perché è inutile negarlo che già molto prima del 92, quindi gli anni delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ha deciso il corso della nostra storia. Ed è nostro obiettivo quindi cercare di riprendere ciò che di storico, scusate il giro di parole, è nostro. E far sì che il ciò sia possibilmente legato alla giustizia, alla legalità, ma più che alla moralità, all'etica. Savino, tu hai avuto una possibilità di dialogo diretta con il sindaco Leonetti. Suppongo che tu sia riuscito ad ascoltare, perlomeno in parte, l'intervista che abbiamo mandato in onda poco fa. Col sindaco sottolineavamo l'importanza di una assoluta e totale trasparenza, come dice lui stesso, nei rapporti tra le istituzioni e quelle che possono essere delle situazioni all'interno delle quali è previsto comunque il maneggio del denaro. Attualmente, secondo te, abbiamo la possibilità di usufruire di tutta questa chiarezza nei rapporti tra le istituzioni e accidenti, Ugo, aiutami, mi sta sfuggendo La il società termine. civile. Ecco, La società bravo, non civile. mi sovveniva il termine, grazie Savino. Allora, per quanto riguarda il sindaco Vito Leonetti, posso dire che lui si sta veramente impegnando al massimo per la trasparenza del dialogo tra il cittadino e le istituzioni. Questo avviene principalmente attraverso la pubblicazione online dell'albo pretorio. E ovviamente anche con il dialogo con i cittadini, quindi il rapporto con gli appuntamenti con il sindaco, le conferenze istituzionali e soprattutto quello che stiamo facendo in questi giorni, quindi con incontri con le istituzioni, con gli istituti, quindi le scuole. E io sinceramente in forma personale sento di ringraziare il sindaco Vito Domenico Leonetti. E questo perché lui accennava poc'anzi riguardo l'ordine del giorno in cui noi, come richiesta del Movimento delle Agende Rosse, avevamo proposto e in parte anche pregato di approvare l'esposizione di questo striscione a sostegno del pool antimafia di Palermo e in particolar modo alla figura del pubblico ministero Antonino Di Matteo. E devo dire che noi abbiamo presentato questa richiesta il giorno, ora nell'esattezza non lo ricordo, ma dovrebbe essere o il 18 o il 19 dicembre, cioè quasi a ridosso del Natale. E il Consiglio Comunale, o meglio l'ultimo Consiglio Comunale dell'anno 2014, era previsto per il 23 dicembre. Il sindaco Vito Leonetti,
in sua cura ha fatto in modo che questo ordine del giorno arrivasse di urgenza al Consiglio, ha fatto in modo di parlare con la sua maggioranza e poi è stato rapidamente discusso anche in Consiglio. Questo per me è stato un segno di grande sensibilità per quella che è la tematica, ma anche un senso di ciò che dovrebbe essere un vero sindaco delle istituzioni, perché se manca la legalità il resto è come se non ci fosse, parliamo del nulla, anche se poi continuiamo sempre a vivere credendo che qualcosa di buono c'è, ma in realtà navighiamo poi nella corruzione. Vito Domenico Leonetti, devo dire che è stato anche molto emozionante quando ha letto l'ordine del giorno, ha fatto sì che ciò avvenisse in fretta, ma soprattutto ha fatto in modo che lo striscione venisse esposto già a ridosso del Natale sul Palazzo di Città. Questo è stato importante sia perché ha dato grandissima visibilità, ma soprattutto ha permesso a noi del Movimento delle Agende Rosse di poterci presentare presso altre amministrazioni comunali delle paesi limitrofi o comunque della provincia di Bari e avere una forza di ciò che era avvenuto già a Cassano. Tanto è vero che molti consiglieri comunali, sindaci o vice sindaci con cui io ho avuto contatto mi hanno chiesto la delibera di ciò che riguardava l'approvazione del Consiglio Comunale di Cassano. Inoltre c'è anche un altro caso, un altro fatto da sottolineare, che la posizione intrapresa dal Comune di Cassano rende esempio anche agli altri, un segno di pulizia, di legalità, ma anche di ciò che dovrebbe essere. Purtroppo il sindaco dice bene, rispondendo alla vostra domanda, che effettivamente chi era vicino a queste tematiche ha apprezzato tantissimo e ha iniziato anche a diffondere nei suoi social network. Ma da parte della società civile c'è stata un po' di indifferenza laddove c'era scarsa conoscenza e questo rende maggior forza all'impegno che noi abbiamo preso con questa conferenza sulla trattativa Stato-mafia, partendo in principal modo proprio dai giovani. E non è un caso che noi partiamo dai giovani. Noi appunto, essendo un movimento delle agende rosse, facciamo un grandissimo riferimento a Salvatore Borsellino, ma in forma principale a suo fratello Paolo, nonché il magistrato ucciso nel 92 nella strage di Via D'Amelio. E Paolo Borsellino aveva tantissima speranza proprio nella gioventù. Tanto è vero che lui in una delle sue frasi disse: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia sparirà come un incubo. Perfetto, noi abbiamo la speranza di poter ricominciare, ma vogliamo ricominciare dalla legalità e questo potremo farlo solo reclutando soldati di giustizia, e i soldati si reclutano attraverso le scuole. Posso anche aggiungere che uno dei progetti principali del Movimento delle Agende Rosse, che dovrebbe partire entro il prossimo anno scolastico, si chiama appunto Progetto Scuole. È un progetto attualmente in fase di work in progress e sarà suddiviso in tre forze, in tre argomentazioni, quindi sono scuole elementari, medie e superiori. Questo per rendere un linguaggio comprensibile alle varie fasce di età. Si parla di opere teatrali come libri, teatro, musica, recitazioni, eccetera, creare dei giornalini all'interno delle istituzioni, permettere agli stessi ragazzi di realizzare delle conferenze come noi oggi stiamo facendo, o creare dei mini gruppi che hanno la possibilità di poter interloquire con un personaggio di spicco come potrebbe essere appunto la Guzzanti, Giorgio Bongiovanni o Salvatore Borsellino, cioè rendere un contatto molto più ravvicinato e magari realizzarlo anche negli orari extracurriculari, in modo tale da rendere anche credito formativo per quelli che possono essere poi gli esami appunto di maturità o di stato, come si chiamano oggi.
Sarino, tu poc'anzi giustamente parlavi dell'attenzione e dell'interesse dimostrate dal sindaco Leonetti, in quanto rappresentante dello Stato, insomma, un sindaco, per cui non possiamo dire la stessa cosa rispetto a quello che sta accadendo ad Alessio e Francesco Di Palo. Tu stai seguendo questa vicenda in quanto redattore anche di Antimafia 2000. Vuoi raccontarci la storia di Alessio e Francesco Di Paolo e quello che sta accadendo nella loro vita? Questa è una vicenda veramente triste. Ci sono cose che purtroppo si possono raccontare, altre no, perché danno dei colpi anche alla sensibilità, perché anche nel momento in cui hai fatto questo nome, in me vibra tantissimo il corpo. Francesco Di Paolo è un imprenditore altamurano che aveva un'azienda chiamata Venere SRL. Che vendeva dei sanitari. Come molte aziende del Murgiano, si è ritrovato a subire delle estorsioni da parte dei clan che predominano appunto la Murgia, che all'epoca faceva parte al boss D'Ambrosio, assassinato, non ricordo precisamente la data, comunque circa qualche anno fa, che tra l'altro pare che aveva anche un legame di parentela con il presidente del consiglio di Altamura. Francesco Di Paolo, quando decide di testimoniare, si ritrova a subire una serie di. Denunciate. Francesco Di Paolo ha denunciato i suoi estorsori. Esattamente. E da quel giorno arriva il suo incubo, seppure per lui l'incubo principale comincia quando decide di entrare nel programma di protezione dello Stato. Oggi, anzi, diciamo che da qualche giorno non più, Francesco Di Paolo è un testimone di giustizia e significa vivere in località segreta con una falsa identità, con una libertà molto limitata e sotto scorta. Significa che anche doversi muovere richiede chiedere permesso. Ora provate a immaginare non tanto lui e sua moglie, quanto i suoi figli che hanno comunque dovuto studiare, andare a scuola, frequentare i loro coetanei e fare tutto ciò con una falsa identità per proteggere le loro famiglie e i loro genitori. La cosa purtroppo strana è che Francesco Di Paolo, in questa situazione di protezione, tra virgolette, chiamiamola così, si ritrovava spesso a non ricevere le missive relative all'udienza nei processi che lo vedevano parte civile, testimone di giustizia o in alcuni casi accusato in quanto querelato. Quello perché lui ovviamente ha fatto contestazioni, denunce relative a politici e anche a mafiosi, che ovviamente loro in forma di tutela cercavano di vincolarsi e quindi querelare. E cosa è accaduto? Che non ricevendo le missive relative alle udienze si è ritrovato a non poter difendersi in alcuni processi. E ritrovandosi improvvisamente, senza che lui sapesse nulla, addirittura condannato. E questa gente ha poi utilizzato queste sentenze anche per rafforzare le loro ragioni nei processi più importanti riguardo ciò che riguarda il processo appunto chiamato Mafia Murgiana. E Francesco ha lamentato questo aspetto allo Stato. Ma lamenta anche qualcosa di più importante, che forse definirei anche più serio. Lui, in quanto testimone di giustizia, legato al processo appunto Mafia Murgiana, termina il suo lavoro quando termina di parlare nell'incidente probatorio. Terminato questo, per lo Stato è come se il testimone di giustizia non serve più a niente, quindi esce dal programma di protezione. Quindi oggi Francesco, in questa partita da qualche settimana, non fa più parte del programma di protezione dello Stato, cioè ha una protezione ma molto limitata. Ma forse lo Stato dimentica, e lo voglio utilizzare sempre con il termine dimentica, che anche la mafia, a differenza sua, non dimentica.
Tanto è vero che in questi giorni, esattamente a cominciare dal periodo di metà dicembre, Francesco ha ricevuto delle minacce sui muri, in cui anche facendo l'intimidazione del suo fratello, giornalista, contro il crimine, viene scritto sui muri di Alta Mura: "Ti palo, siete morti". E questo su due muri. C'è anche un'altra vicenda che non è stata però denunciata per non spaventare sua figlia, che quindi io non dico, ma è una vicenda da brividi, solo se potessi raccontarla. In ogni modo, lui è spaventato non tanto per la sua incolumità, perché ormai è talmente sfiduciato che sembra che non dia più valore alla sua vita, quanto per quella dei suoi figli. E quindi negli ultimi 20 giorni ha iniziato a inviare una miriade di missive al Ministero dell'Interno, a cominciare dal Fano, il vice ministro Bubico, ai sottosegretari, ai parlamentari, alle autorità, alle procure, cioè infinite, sia di denuncia sia di richiesta di tutela. E questo lo ha fatto per mezzo mail e per mezzo fax, di cui io personalmente posso testimoniare la realtà di quanto dico, perché è messo costantemente in conoscenza via email di quanto avveniva di queste missive che lui inviava alle istituzioni, e in cui lui minacciava lo Stato che, se non fosse intervenuto in una data che non voglio pronunciare, si sarebbe suicidato gettandosi del liquido infiammabile sul corpo e poi dando un innesto. Bene, questo è avvenuto purtroppo in realtà il 30 novembre, ovvero venerdì scorso. Lui, innanzi alla prefettura di Monza, ha chiamato l'attenzione delle autorità, dei carabinieri, che secondo il racconto della moglie stavano addirittura per manganellarlo, secondo una prassi interna. E lui, prima che questo potesse avvenire, mentre si buttava il liquido infiammabile, si è dato subito fuoco. Francesco, a discapito di quanto ho letto nelle notizie ANSA e nelle altre notizie giornalistiche, non ha tentato di incendiarsi. Lui ha proprio tentato di suicidarsi. Lui non è morto perché i vigili del fuoco che si trovavano nei pressi hanno gettato sul suo corpo un idratante, altrimenti la sua vita sarebbe già stata troncata. Cioè, non so che rendo l'idea. È chiaro, Savino, che questo è stato un gesto per attirare l'attenzione su una situazione sua, ma che è stata vissuta in passato. Lui fa questo gesto perché, appunto, come diceva nelle missive, che avrebbe fatto questo gesto proprio per ricevere tutela per i suoi figli. Certo. Il suo timore sono appunto i suoi figli. È quella di, scusami se ti può sembrare un po' brusco come cambio, ma diciamo che più o meno l'intendimento che aveva appunto il movimento delle Agende Rosse Antimafia 2000 organizzando questa conferenza pubblica di venerdì mattina. Ecco, ci terrei particolarmente, Savino, a che tu dessi tutti i particolari utili per i nostri ascoltatori, proprio per seguire qualora si fosse impossibilitati a raggiungervi. Innanzitutto, cominciamo col dire dove si terrà questa conferenza e a che ora. Allora, la conferenza avverrà alle ore 10 presso il liceo scientifico di Cassano delle Murge, liceo scientifico Leonardo da Vinci, e interverranno Giorgio Bongiovanni e Sabina Cuzzani, è il direttore di Antimafia 2000. Esatto. E mediante Skype Salvatore Borsellino. Ci saranno anche i saluti del sindaco di Cassano delle Murge, Vito Domenico Lionetti, e della preside del liceo scientifico, Daniela Capono, e ovviamente anche delle associazioni Falcone Borsellino, Antimafia 2000, e Movimento della Gente Rossi, quindi Gente Rossa, di cui io personalmente, ci tengo a precisare che l'organizzazione è avvenuta in grandissima sinergia tra l'associazione Falcone Borsellino territoriale e quella delle Agende Rosse e il gruppo Giuseppe Di Matteo, che a prescindere da questo evento collaborano tantissimo in forma univoca e anche di intenti. Ci sarà la possibilità di seguirla anche via streaming? Dove troviamo lo streaming? Sarà possibile seguirla anche via streaming attraverso le pagine del sito di Antimafia 2000.
Benissimo, comunque è anche possibile rintracciare queste informazioni su Facebook naturalmente. È giusto, esatto, Sabino? Noi abbiamo creato una pagina mirata per l'evento, appunto su Facebook. Basterebbe anche cliccare una ricerca in cui basta scrivere Pon Giovanni Cassano o Gustanti Cassano ed è appunto la prima pagina che ne riesce. Oppure collegandosi direttamente alla pagina del Movimento delle Agende Rosse e il gruppo Giuseppe Di Matteo della provincia di Bari, in cui è possibile trovare queste informazioni. Se ho ancora un po' di tempo, io vorrei ringraziare un paio di minuti, Sabino. L'amministrazione comunale che ci ha permesso la realizzazione di questo importante appuntamento, il liceo scientifico che ci ospita, l'associazione Falcone Borsellino e tutti i membri delle due associazioni del Movimento delle Agende Rosse e appunto quella della Falcone Borsellino e Timafi 2000, i relatori e l'agriturismo e Fasano e la famiglia Caponio, che ci permetterà di ospitare gli ospiti e soprattutto il proprietario del cinema Vittoria di Cassano, Donato Cosmo. Ecco, naturalmente noi ci associamo a questi ringraziamenti perché è grazie a tutte queste persone che è stato possibile realizzare questo importantissimo evento, proprio per le ragioni di cui parlavamo poc'anzi. Non bisogna mai abbassare la guardia, non bisogna mai abbassare soprattutto il livello d'attenzione, non bisogna assuefarsi e ad abituarsi alla convivenza con la mentalità e la cultura mafiosa, che non è più, lo ribadisco, un problema di Coppola e di Lupara, è una zona grigia, estremamente pericolosa, molto difficile da distinguere. Bisogna informarsi, bisogna studiare, bisogna capire che cos'è diventata la mafia. Consiglio a tutti i nostri ascoltatori di guardare il film di Sabina Guzzanti, che ha avuto la pazienza in 4 anni di lavoro di mettere in ordine fatti, avvenimenti, nomi, persone, tutto quanto, per dare un prodotto che consenta ad ognuno di noi di fare chiarezza, perché c'è poca informazione, quella poca informazione è fatta anche male. Per chi volesse ovviamente approfondire questo genere di tematica, consigliamo di visitare il sito di antimafia2000.com, il cui direttore è Giorgio Bongiovanni, tante volte è stato nostro ospite, e di seguire anche le pagine delle Agende Rosse. Savino, vuoi dare qualche riferimento internet per questo? Allora, per quanto riguarda internet, il nostro sito ufficiale è 19luglio.com, che sarà a breve... 19 luglio 1992. 1992, che riceverà a breve anche una nuova veste grafica, che fa parte di un progetto appunto comunicativo che allegherà anche la web TV e radio. E per quanto riguarda invece il nostro contatto è agenderossepari@libero.it, oppure attraverso Facebook... Movimento delle Agende Rosse, gruppo Giuseppe Di Matteo della provincia di Bari. Ricordiamo anche che ci sarà l'intervento di Salvatore Borsellino via Skype, naturalmente, e Salvatore non può mancare in circostanze di questo tipo. Bene, allora Savino, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Ci risentiremo senz'altro perché vogliamo seguire con te la storia dei fratelli di Palo. Ecco, stasera so come sta Rosario, poi ve lo spieghiamo com'è. Dobbiamo seguirla perché è importante, ripeto, non abbassare mai l'attenzione. Chissà che questo non serva anche a rinfrescare un po' la memoria del ministro Alfano. Mi sa che si è dimenticato qualcosa il ministro Alfano, ma ne parliamo un altro. E non solo, non solo di questo. Per il pubblico ministero Antonino Di Matteo. Ecco, è stato promesso qualche anno fa, se non sbaglio. Oltre un anno e mezzo fa è stato promesso proprio al vice direttore di Antimafia 2000, Lorenzo Baldo, cioè non promesso a lui, a una sua domanda rispondeva che era tutto stato predisposto, e invece così non è. Ma vogliamo anche ricordare... L'unica cosa che hanno predisposto, Savino, è il tritolo, ma per Nino Di Matteo. Mi sa che a quello l'hanno davvero predisposto. Ma comunque soprattutto noi... dalle ultime affermazioni del pentito... ex boss Calatolo, pare che l'attentato sia già in fase di esecuzione, quindi soltanto noi possiamo riuscire a salvare la vita di Nino Di Matteo, o avremo un altro martire come Falcone e Borsellino, Chinnici o Dalla Chiesa. E tanti altri. Va bene Savino, allora il nostro appuntamento si rinnova per venerdì presso il liceo scientifico e classico Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge. Grazie per la tua partecipazione e a presto naturalmente. Buona serata a voi. Ciao Savino.
Ciao Savino, anche da parte mia. Ah, mi meraviglio, ancora il bomb jammer da dare al Nino Di Matteo. Ma cosa stiamo, stiamo aspettando? Ah, oh, stiamo fuori onda. Siamo fuori onda? No, no. Allora, Massimo, hai qualche news veloce da darci? Sì, sì, assolutamente sì, 19.45 immediatamente riprendiamo un attimo la linea da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV. Dunque, Taiwan, almeno 25 morti nell'incidente aereo su un volo della compagnia Transasia precipitato in un fiume a Taipei, sull'isola di Taiwan. Poche speranze di trovare ancora in vita 18 persone intrappolate nella caringa. I passeggeri a bordo erano 58. L'incidente è avvenuto poco dopo il decollo del velivolo, che ricordiamo si trattava di un ATR 72 600. Un'altra rapida notizia è successo ieri, ma è sempre comunque in primo piano, perché veramente qua c'è da preoccuparsi. Rapina e sparatoria, muore un bandito. Dal Corriere del Veneto vi leggo solamente il titolo: assalto in gioielleria fallito, i malviventi sparano, un benzinaio vicino risponde al fuoco, l'auto dei rapinatori sbanda, 4 fuggono, 1 resta, esamine. Qui siamo circondati sempre di più da delle scorribande tremende, pericolose, sarebbe veramente per certi versi da fare uno stato di polizia in modo da stanare queste persone, se vogliamo poi chiamarle così, molto pericolose. Bisogna sempre guardarci attorno, guardare sempre il nostro territorio, appena vediamo qualcosa di strano chiamare immediatamente le forze dell'ordine. C'è una ultima news, la do al volo proprio perché ha dell'incredibile, una cosa vergognosa, la prendo da Facebook, l'ho anche commentata pochi istanti fa. Per far presto, possiamo dire così, gli asinelli Raserba di Zaia ora rischiano di finire al macello. La provincia di Treviso, con la determina numero 3/2015 dell'8 gennaio, ha dichiarato fallito il progetto di Zaia degli asini taglia erba, stabilendo di regalare i 4 sopravvissuti, erano 6, 2 sono morti, lo ricordiamo, e i nati non si sa dove siano andati a finire, all'AREP di Villorba, che si occupa ipoterapia per i disabili. Ora i giornali locali danno notizia che l'AREP degli asinelli di Zaia proprio non ne vuole sapere, e perciò il rischio che queste bestiole vadano al macello si fa sempre più concreto. Questa notizia è stata postata qui da Andrea Zanoni, noto ambientalista, ex europarlamentare, che prossimamente sarà anche in programmazione sul nostro settimanale Pianeta Oggi Report. Ci sono delle fotografie veramente veramente tristi, insomma, ecco, vi lascio immaginare, non le commento perché altrimenti giustamente la gente poi cambia canale, però era giusto dare questa notizia perché si sappiano certe cose. L'uomo vuole sostituirsi alla natura, vuole andare a comandare la natura, questo non è possibile, questo non è possibile. Sono le 19.48, Antonella, a te la linea. Siamo in grandissimo ritardo. Siamo in ritardo, d'altronde è stata una trasmissione intensa esatto. Come trasmissione. Beh, era importante, credo, dare risalto a questo evento che si terrà il 6 febbraio. Purtroppo sono poche le occasioni di incontro tra giovani generazioni e persone che hanno votato la loro vita per l'impegno contro la criminalità organizzata. Ognuno ha i suoi strumenti. Sabina Guzzanti l'ha fatto col film, sì. Giorgio Bongiovanni lo fa con la sua attività di giornalista antimafia. Ognuno può dare il suo contributo per le possibilità che ha e per le capacità che ha, per cui è l'unico strumento che abbiamo per ora, fino a che non arriverà il bomb jammer. Nel frattempo salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento a mercoledì 18 febbraio, giusto Rosario? Giustissimo, 18 ecco, febbraio. Ecco, perché mercoledì 11 Rosario, 11 febbraio Rosario Moreno non c'è, è a Napoli, perché è il compleanno della mamma che compie 91 anni e noi le facciamo tutti gli auguri possibili e immaginabili di cuore. Auguri Rosario. Grazie da parte di mia madre. So che non si,
So che non si fanno anticipatamente, ma noi li facciamo col cuore, quindi andiamo contro la superstizione. Ah, certo. Bene. Ti pare, scusa. Augurissimi anche da Venezia, qui da Pinetone. Grazie mille. Bene, anche allora, se non sono molto in forma da come si sente, no? No, vabbè, non ti preoccupare, il sole tornerà a splendere, Rosario. Certamente, io ho sempre fiducia e vado sempre avanti. Ma ci mancherebbe altro. E poi Antonella entra, no. 19:50. Dobbiamo chiudere, Ugo deve andare a comprarsi le camicie, mi sta senza camicie, ci sono i saldi, Vanella. A proposito di Ugo, e siamo in onda, eh. Vabbè, informazioni di servizio tornano sempre utili. Lei è non soltanto di servizio, lei ha toccato proprio il soggetto di quello che io volevo dire, no? Ugo, Ugo Lombardi, o meglio, il dottor Ugo Lombardi, quindi voglio dire, per Rosario non c'è problema, ci pensa Ugo che gli dà le giuste direttive e lui, esatto, e Rosario va tranquillamente a Napoli, giusto? Esatto. giusto. Sai, penso che dovremmo anche adottare un sistema un po' diverso. Forse dovremmo avvicinarci al sistema assicurativo. Quando scade la polizza si disdice tutto. Rosario, noi lo sappiamo che tu hai una trasmissione alle 21:30. Dobbiamo chiudere, lo so. Ma senti l'Antonella intranò. Ma sappiamo che abbiamo le 21. Massimo è carico stasera, dai Antonella, prego, carico. Rosario, io ci sto provando, ma Bonella persevera. Sì. Rosario, sono le 19:51, da qui alle 21:30, insomma, ce ne passa, vuol dire. C'è un'eternità, ok. Ha voglia di parlare. Ascoltatori, dovrei anche prepararmi. Quindi come si può dire, è ingiustificata da parte di Antonella Intranò questa fretta di chiudere il programma. Non ho fretta io, scusami, e Rosariuccio deve andare a cenare, deve prendersi le medicine, si deve fare i sulfumigi, si deve curare il ragazzo, scusa. No, ma per il 18 facciamo l'altra trasmissione. Guarda, se mi malattia. Antonella, guarda, metti anche che Rosario vada a cena alle 20:30, no? Ecco, ora da qui alle 21 ha voglia mangiare. Dalle 21 alle 21:20 ha voglia preparare la trasmissione. Quindi non ho capito. Giusto, Rosario? No, Massimo, non è solo quello, che devo fare altre cose, capito? Va bene, allora Bonella, Massimo, insisti Massimo, dai, insisti. Guarda Rosario, ne avrei avrei un elenco qua di cose da dire, ne prendiamo una che può essere il top di tutte quante, no? Ma dove sono andate a finire tutte le tue segretarie di redazione? Io sapevo che si andava a finire lì sulle segretarie. E tanto è quello che interessa Bonella. Licenziata in tronco, guarda. Ah, visto? E io ho detto io, con tutte quelle segretarie che hai e ci siamo in crisi, Bonella. Siamo in crisi. Guarda, io non ne ho neanche una e riesco a far tutto, ma mi sa che forse è meglio optare per questa soluzione. Dammi retta a me, ascoltami me che è meglio. Te la spediamo. Te la spediamo in una scatola. Molto bene. Bene così. Altro che spedirmi... magari dopo di problemi che mi fanno anche perdere tempo, no? E le trasmissioni non riescono ben concentrate, hai capito cosa voglio dire? Va bene. Allora, possiamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì 18 febbraio, sempre alle 18:30, sempre su Saius Web Network? Ma per me sì, ne avrei ancora da dire, ma fermiamoci qua perché... Mi sembra opportuno. È meglio per me, chiaramente. Ringraziamo. Massimo, ti rifarai il 18 febbraio, dai. Ecco, Qui telespettatori, e mi rivolgo ai telespettatori, noi ci vediamo alle 22:50 sulle frequenze del nord-est d'Italia di Video Tele Carnia per tutto l'Alto Adriatico. Ecco, questo è tutto adesso a parte, diciamo, le battute. No? Anche poi non erano tanto battute, Antonella Intranò. Piuttosto, Antonella, la cena è pronta dopo? Hai fatto ma bene. Bonella, tu continui a trattenerci qui, non facciamo neanche le bruschette. Ah, io ho fatto una domanda e vedo che tu rispondi sempre in periferia, no? Sei sempre tangente alla cosa. Dimmi, no, se hai fatto bene la cenetta, cosa hai preparato? Cioè, assolutamente sì. È compito vostro, in effetti, cioè, quindi faccia piacere questa domanda. Ah, bene. Ciao.
Chissà dove ce l'ha la clava Bonella? Dove ce l'hai la clava Bonella? 19.54 sarebbe ora di fare la chiusura. La chiusura facciamola fare a Massimo adesso, dai. Vai. Io ho già fatto la chiusura, allora gentili, come facevano una volta, gentili, quando la TV e la radio erano proprio sani. Picciati Bonella! Gentili signore e signori, una buona sera da tutte le redazioni, da Venezia, da Treviso, da Bari, e una buona serata in nostra compagnia. Va bene così? Perfetto. Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao a tutti.